quindi con questo atto ufficiale a livello ecclesiale viene aperta l'inchiesta diocesana per la causa di beatificazione e canonizzazione di Vera Gritta. La sessione di apertura è presieduta dal vescovo diocesano e poi ci sono i membri del tribunale, il delegato episcopale che è Monsignor Lupi, poi c'è il promotore di giustizia, Don Abram, e il notaio, la signora Barbara Clot. Per la prima sessione funge da notaio e cancelliere vescovile Don Giovanni Margara. Quindi la sessione è, come capite, soprattutto dei giuramenti di tutti coloro che faranno parte del tribunale, più del postulatore che non è membro del tribunale ma rappresenta la parte attrice della causa. Mi sembra bello iniziare con questa espressione che troviamo nella prima facciata, rimanete in me e io in voi, questa espressione evangelica, e dal primo messaggio di Gesù che ci è stato anche ricordato da Maria Rita stamattina, è la volontà del Padre mio è questa, che io rimanga in te e tu in me, insieme porteremo gran frutto. Ecco, come sapete, il 22 dicembre del 2019, quindi più di 2 anni fa, in occasione del 50° della nascita al cielo di Vera Gritta, abbiamo presentato al vescovo il supplice libello con il quale appunto si chiedeva l'apertura della causa. Successivamente i vescovi della conferenza episcopale Ligure in data 18 gennaio hanno dato il parere positivo all'introduzione della causa e il 26 maggio 2021 abbiamo avuto il nulla osta da parte, ecco, della Santa Sede. E poi è stato pubblicato l'editto del vescovo. Poi alcune date si sono un po' spazzate perché sapete che dovevamo iniziare il 23 gennaio, ma poi causa pandemia abbiamo rimandato oggi. Quindi oggi iniziamo ufficialmente la causa, però tengo a sottolineare che questi 2 anni non sono stati inerti, anzi direi che sono stati molto fruttuosi, perché essendo una causa fondamentalmente di tipo storico, nel senso che la serva di Dio è morta già da più di 50 anni, no? Quindi già dopo i 30 anni una causa ha una connotazione più di tipo storico. Perché? Perché la maggior parte dei testimoni che l'hanno conosciuta non ci sono. Noi abbiamo solo 3 testimoni de viso, ecco. Gli altri testimoni che il tribunale ascolterà si pronunceranno non tanto sulla vita o perché non avevano, quanto piuttosto sulla fama di santità e di segni, che sono 2 elementi qualificanti un processo. Dicevo, in questi 2 anni è stato fatto un grande lavoro a 2 livelli, sia a livello di lavoro teologico, no? Anche dietro sollecitazione della Congregazione della Dottrina della Fede, a cui abbiamo dovuto dare delle risposte, essendo esperienze mistiche, sempre chiedono che ci siano anche degli autorevoli pareri teologici, e poi soprattutto la commissione storica, che davvero ha fatto un lavoro notevole. Mentre i teologi non si possono dire i nomi perché rimangono sul segreto, la commissione storica invece è pubblica perché ha fatto un giuramento già col vescovo, è presieduta da Maria Rita, che come sappiamo è una grande conoscitrice di Vera, Suor Gina Colombo, figlia di Maria Ausiliatrice, e poi davvero merita una lode speciale, dottor Matteo Penati, per il lavoro enorme che è stato fatto. Sono state raccolte circa 1300 pagine di documentazione, calcolando che poi abbiamo anche questi 2 volumi che verranno allegati e che sono già materiali davvero preziosi. Ecco, con queste premesse iniziamo quindi questo atto con un momento di preghiera. Celebreremo l'ora media, che potete vedere proiettata, e poi faremo la sessione di apertura. Dottor Vescovo, a introdurre una media. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni a salvarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, forza dell'essere,
Dio immutabile eterno, tu segni i ritmi del mondo, i giorni, i secoli, il tempo insieme. Nell'aria di luce la sera, fa sorgere oltre la morte, nello splendore dei cieli, il giorno senza tramonto. Sia lode al Padre Altissimo, al Figlio e al Santo Spirito, come era nel principio, ora e nei secoli eterni. Per me vivere è Cristo, morire è un guadagno, la mia gloria è la croce del Signore Gesù Cristo. Alterniamo solistatuti. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rivedrà mi guida per il giusto cammino, per l'amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, Signore. Il tuo bastone, il tuo disastro, mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Uniremo le due parti del Salmo 75. Alterniamo voci maschili e voci femminili. Dio è conosciuto in Giuda, in Israele è grande il suo nome. È grande la sua dimora, la sua abitazione in Sio. Qui spezzò le saette dell'arco, lo scudo, la spada, la guerra. Splendido tu sei, o potente, sui monti della preda. Furono spogliati i valorosi, furono colti dal sonno, nessun proprio ritrovava la sua mano. Dio di Giacobbe, alla tua minaccia si arrestarono cavalli e cavalli. Tu sei terribile, chi ti resiste? Quando si scatena la tua ira, dal cielo fai venire la sentenza, sbigottita la terra tace. Quando Dio si alza per vendicare, per salvare tutti gli uomini della terra. L'uomo colpito dal suo furore ti dà gloria, gli scampati dall'ira ti fanno festa. Fate gloria al Signore vostro Dio e redimitemi. Quanti lo circondano, portino doni al terribile, a lui che toglie il respiro ai potenti. È terribile per i re della terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per me vivere Cristo, morire è un guadagno. La gloria e la croce del Signore Gesù Cristo. Il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, egli stesso vi ristabilirà. Dopo una breve sofferenza, vi confermerà e vi renderà forti e saldi. A lui la potenza nei secoli. Amen. Veneriamo la croce innalzata per noi. Adoriamo il segno della nostra salvezza. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo umiliato fino alla morte di croce. Fatti abbiamo sempre presente l'insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Benediciamo il Signore. Benediamo, grazie a Dio.
convochiamo anche lo Spirito Santo perché sia proprio Lui ad accompagnarci in questo cammino, in questa inchiesta diocesana. Vieni Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni Spirito di pace, ad suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Ci sediamo. Iniziamo questo atto giuridico di apertura dell'inchiesta diocesana di Vera Gritta, laica, salesiana cooperatrice, con la lettura del verbale fatta dal cancelliere della diocesi, e a un certo punto ci saranno i vari giuramenti dal vescovo ai membri del tribunale al postulatore. L'anno del Signore 2022, il giorno 10 del mese di aprile alle ore 15, presso il seminario vescovile di Savona, via Leopoldo Ponzone 5, davanti a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Calogero Marino, Vescovo di Savona Novi, alla presenza del Reverendo Monsignor Vittorio Lupi, Delegato Episcopale, del Reverendo Don Abraham Calavacat, Promotore di Giustizia, legittimamente citato, la Signora Barbara Rosa Clot, Notaio, è comparso il Reverendo Don Pierluigi Cameroni, postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio Vera Gritta, laica, salesiana cooperatrice. Egli esibisce il libello di domanda, chiedendo l'inizio della causa sulla vita, sulle virtù eroiche, nonché sulla fama di santità e di segni della serva di Dio. Pubblicato il libello di domanda con editto per i fedeli 5 luglio 2021, ottenuti il parere affermativo dei confratelli della Conferenza Episcopale Ligure, 4 febbraio 2020, e il nulla osta della Santa Sede alla causa, 26 maggio 2021, e avendo accettato il livello di domanda del postulatore, il Vescovo, su richiesta del promotore di giustizia, esamina il mandato di procura del postulatore e lo consegna al Delegato Episcopale e al promotore di giustizia affinché lo esamini. Non avendo nulla da opporre, il Vescovo lo accetta come legittimo. In seguito, Don Giovanni Margara, cancelliere diocesano, procede alla lettura del decreto dell'accettazione del livello di domanda del postulatore e della nomina degli ufficiali dell'inchiesta, pubblicato dall'Eccellentissimo Vescovo l'8 febbraio 2022. Terminata la lettura, Monsignor Vescovo conferma la nomina degli ufficiali dell'inchiesta, i quali accettano l'incarico, mostrandosi disposti a svolgere il loro ufficio con fedeltà e ad osservare il segreto istruttorio d'ufficio. Immediatamente tutti, stando in piedi, prestano il giuramento prescritto. Inizia Monsignor Vescovo. Nel nome di Dio. Amen. Io, Calogero Marino, Vescovo di Savona Noli, giuro di adempiere con fedeltà e diligenza il compito che mi spetta nell'inchiesta sulla vita e sulle virtù eroiche, nonché sulla fama di santità e di segni della serva di Dio, Vera Gritta, laica, salesiana cooperatrice. Giuro inoltre di conservare il segreto
su tutte quelle cose che potrebbero diffamare la serva di Dio o altre persone, come pure giuro di voler restare libero da compromessi e condizionamenti. Che Dio mi assista. Nel nome di Dio, amen. Io, Vittorio Ruppi, delegato episcopale dell'inchiesta sulla vita e sulle virtù eroiche, nonché sulla fama di santità e di segni della serva di Dio Vera Gritta, laica salesiana cooperatrice, giuro di compiere fedelmente l'incarico che mi è stato affidato, di non dire o fare nulla che direttamente o indirettamente possa attentare alla verità o alla giustizia e che possa limitare la libertà dei testimoni. Che Dio mi assista e mi aiutino queste sacre scritture. Nel nome di Dio, amen. Io, Abraham Kavalakat, promotore di giustizia, dell'inchiesta sulla vita e sulle virtù eroiche, nonché sulla fama di santità e dei segni della serva di Dio, Vera Gritta, laica, salesiana cooperatrice, giuro di compiere fedelmente l'incarico che mi è stato affidato, di non dire o fare nulla che direttamente o indirettamente possa attentare alla verità o alla giustizia e che possa limitare la libertà dei testimoni. Che Dio mi assista e mi aiutino queste sacre scritture. Nel nome di Dio, amen. Io, Barbara Rosa Plot, notaio dell'inchiesta sulla vita e sulle virtù eroiche, nonché sulla fama di santità e di segni della serva di Dio Vera Gritta, laica salesiana cooperatrice, giuro di compiere fedelmente l'incarico che mi è stato affidato, di non dire o fare nulla che direttamente o indirettamente possa attentare alla verità o alla giustizia e che possa limitare la libertà dei testimoni. Che Dio mi assista e mi aiutino queste sacre scritture. Nome di Dio, amen. Io per lui
Luigi Cameroni, postulatore della causa della serva di Dio Vera Dritta, laica salesiana cooperatrice, giuro di compiere fedelmente l'incarico che mi è stato affidato, di non dire o fare nulla che direttamente o indirettamente possa attentare alla verità o alla giustizia e che possa limitare la libertà dei testimoni. Che Dio mi assista e mi aiutino queste sacre scritture. Prestati questi giuramenti, il delegato episcopale ha stabilito come luogo per interrogare i testimoni e raccogliere le prove la sede del Tribunale diocesano presso il Seminario Vescovile di Savona, via Leopoldo Ponzone 5, a Savona. Così pure il delegato episcopale decretò che la sessione seguente si tenga oggi 10 aprile 2022 alle ore 16:30 nel luogo indicato. Infine, il Vescovo e il Delegato Episcopale mi hanno incaricato di stendere il verbale di tutto quanto avvenuto nella presente sessione e di consegnarlo, insieme alle nomine e ai documenti precedentemente citati, al notaio. Di tutto ciò che si è compiuto in questa prima sessione, io sottoscritto Don Giovanni Vargara, cancelliere diocesano, notaio designato ad Actum, ho steso il presente verbale in fede l'ho firmato e timbrato con il sigillo della Cancelleria, Savona 10 aprile 2022. Barbara Rosa Clot, notaio dell'inchiesta, dichiaro di aver ricevuto dal cancelliere diocesano gli atti della sessione di apertura dell'inchiesta e i summenzionati documenti. Savona, 10 aprile 2022. Savona per l'apertura dell'inchiesta diocesana sulla santità di Vera Dritta, della serva di Dio Vera Dritta. È una grazia, permettetemi questo accenno, che proprio oggi venga aperta la causa. Oggi è il giorno della passione di Gesù, è l'inizio della grande settimana. Di Vera Dritta ha fatto esperienza della passione della sua carne, della sua vita. E noi sappiamo che la passione per Gesù, come per i discepoli, sbocca nella luce della risurrezione. Allora questa dimensione pasquale della vicenda personale di Vera Dritta diventa un segno anche per la nostra Chiesa. E poi ancora un'altra piccolissima sottolineatura, era un'educatrice, una maestra, e Dio sa quanto c'è bisogno oggi di educatori capaci di accompagnare i piccoli e i ragazzi alla maturità e anche all'incontro con il Signore. Quindi è davvero una grazia per noi, ringrazio tutti coloro che si impegneranno anche proprio già oggi pomeriggio nell'inchiesta diocesana, la affidiamo al Signore, affidiamo alla Madonna, sappiamo quanto Maria è stata preziosa nel cammino spirituale di Vera,
E certo l'Eucaristia, l'Eucaristia che è stato il fuoco, il fulcro, il cuore dell'esperienza di vita. Che davvero anche la Chiesa di Savona, che sta celebrando un sinodo, riscopra la fraternità eucaristica come cuore pulsante della vita cristiana. Non aggiungo altro, se non ripeto queste parole che dicono la letizia e la gratitudine. Ricordo solo questo, un bel libro di un autore di oggi ha questo titolo, Qualcuno a cui guardare. Certo, qualcuno a cui guardare è Gesù, ma qualcuno a cui guardare sono anche i santi, sono anche i testimoni del mondo. Spero che tanti possano guardare a Vera come segno concreto, visibile, praticabile del discepolato evangelico anche oggi. Questa è la mia speranza, questa è la preghiera. Ora ci rivolge un saluto il signor Antonio Boccia, che è il coordinatore mondiale dell'Associazione dei Salesiani Cooperatori. La sua presenza certamente molto significativa, proprio perché Vera Grita era una salesiana cooperatrice e ci introduce anche a tutta la realtà della famiglia salesiana nel mondo. Non nascondo l'emozione, anche perché accostare il nome di Vera Grita ogni volta che hanno fatto il giuramento al salesiano cooperatrice è un motivo di gioia, di emozione. Giusto per inquadrare anche il contesto, l'Associazione dei Salesiani Cooperatori è uno dei gruppi fondati da San Giovanni Bosco e che hanno dato vita alla famiglia salesiana. La famiglia salesiana è una famiglia carismatica che oggi raccoglie ben 32 gruppi sparsi in tutto il mondo ed accomunati da un unico respiro dello Spirito Santo, che è il carisma salesiano. Attualmente l'Associazione dei Salesiani Cooperatori conta più di 30.000 persone nel mondo e siamo presenti in 102 nazioni. Si caratterizza per essere l'espressione laica di questo carisma salesiano. I Salesiani Cooperatori sono chiamati a testimoniare con la vita le proprie promesse battesimali con un carisma particolare che è quello di Don Bosco. La peculiarità del carisma salesiano si può sintetizzare da come Don Bosco stesso scriveva: laici ed ecclesiastici insieme per la salvezza della gioventù pericolante. Laici e laiche che vivono nel secolo per portare il Signore ai giovani nelle situazioni e condizioni proprie della loro vita. Oggi siamo qui per Vera Grita. Vera entra a far parte dell'Associazione dei Salesiani Cooperatori il 24 ottobre del 1967. Questa chiamata del Signore ad essere parte della famiglia salesiana assume una luce particolare nella Chiesa, facendosi voce di Gesù eucaristico che attraverso il dono delle locuzioni interiori le dettava l'opera dei tabernacoli viventi per la salvezza delle anime. A Vera, insegnante e salesiana cooperatrice, non viene chiesto di lasciare il mondo, ma è il mondo della scuola, quindi dei giovani, che diventa per lei il terreno privilegiato per aprire alla verità sull'uomo, all'affermazione della sua dignità e alla sua vocazione trascendente nel servizio e la corresponsabilità verso gli altri. Prima di andare a scuola, ogni mattina si accostava all'Eucaristia nella chiesa di Maria Ausiliatrice per ricevere luce e ispirazione nel suo lavoro educativo quotidiano. I salesiani Don Giovanni Bocchi e Don Gabriello Zucconi la guidarono saggiamente per aiutarla a vivere con autenticità la sua vocazione e missione come salesiana cooperatrice. Il cuore della sua vita spirituale era l'Eucaristia, che riceveva quotidianamente. L'Eucaristia era tutto per lei. Come Gesù aveva donato la sua vita per amore, anche lei dava la sua vita per i piccoli che incontrava nel suo lavoro. Lo faceva con il sorriso, con la delicatezza e gentilezza, tanto da destare sullo stupore e ammirazione delle sue colleghe. Aveva un'attenzione particolare per quelli meno dotati o che soffrivano per le loro situazioni familiari. La maestra ed educatrice Vera Grita sapeva farsi dono a scuola nell'incontro con le mamme, dei bambini e con le colleghe.
lo Spirito Santo ha continuato a far respirare il carisma salesiano attraverso la sua vita. Ha vissuto una relazione d'amore con il Signore che non poteva custodire per sé, ma che diventava dono per coloro che incontrava, nel quotidiano, nelle situazioni della vita in cui si è trovata. Come salesiani cooperatori, con entusiasmo, guardiamo a Vera non per fare le stesse cose che ha fatto lei, ma per imitarla nel modo in cui le ha fatte. Spesso si dice che i santi fanno diventare straordinarie le cose ordinarie. Ebbene, Vera è stata una santa della porta accanto, come dice Papa Francesco, nella semplicità del quotidiano, facendosi dono per chi ha incontrato. Diamo una parola a Maria Vita Scrinieri, che è la coordinatrice del Centro Studi Opera dei Tabernacoli di Tutti. Ecco, io non aggiungo altro a quello che già ci siamo detti oggi, che è stato ricordato anche adesso. Voglio solo comunicare una iniziativa, un momento, un'ulteriore tappa nella storia di Vera e nel cammino, e comunicare questo, no, per tutti, che nel prossimo mese, credo che il prossimo mese, si doveva già fare domani, ma non è stato possibile per motivi burocratici, nascerà qui a Savona, costituiremo i tabernacoli viventi che sono arrivati fin qui e quanti poi si vorranno, insomma, associare, costituiremo la fondazione, nascerà la fondazione Vera Grita e Don Gabriello Zucconi, Opera dei Tabernacoli Viventi, che avrà sede a Savona in un locale che acquisteremo dalla diocesi e che è proprio accanto alla chiesa di Maria Ausiliatrice, dove è iniziata davanti a Gesù Eucaristia, esposto dopo la messa dei salesiani che avevano in quel momento l'opera che è rimasta lì fino a qualche anno fa, iniziata l'esperienza, il dialogo di Vera con Gesù, di Gesù con Vera, che costituisce il dono e l'opera dei tabernacoli viventi. Vuole essere un segno, non solo ovviamente come memoria, ma per continuare una storia d'amore che ci coinvolge tutti, nel nome di Vera, nel nome di Gesù, in vista poi in preparazione del centenario della nascita di Vera, che festeggeremo nel 23, il prossimo anno, a partire da gennaio 2023. Quindi la storia continua, è iniziata per Vera 100 anni fa, era già presente nel pensiero di Dio, come l'ha detto Gesù prima, come siamo presenti noi. La storia continua, inizia nella vita terrena, è già preesistente in Dio e continua. Quindi continua la storia di Vera nell'eternità, continua la nostra storia umana, ma in comunione tra cielo e terra, come Vera ci ha insegnato attraverso la sua esperienza mistica. Quindi con grande gioia, veramente non vedo l'ora che riusciamo ad arrivare a questo punto, abbastanza che trova difficoltà banali, ma le incontra, però non vedo l'ora che veramente possiamo qui a Savona onorare, festeggiare Vera e continuare la sua bella storia d'amore, che non si è manifestata ovviamente solo con Gesù e Gesù in lei, ma proprio attraverso lei Gesù vuol far arrivare la sua amore a tutte le persone che incontriamo. Ecco, era questa notizia solo che volevo darvi, ecco, e appena questa fondazione sarà costituita, con la sua sede appunto qui a Savona, vi diamo notizia e poi vedremo come Vera ci condurrà verso a glorificare sempre Dio con la nostra vita. Grazie. Quindi ci avviamo ormai alla conclusione, siccome il mio mestiere, tra virgolette, di postulatore è quello di chiedere, il postulatore
è colui che chiede, E allora che cosa vorrei chiedere? Un po' in linea anche quello che ci diceva adesso Maria Rita. Ecco, già tutti noi qui, poi salutiamo anche tanti che sono collegati con noi in questo momento e che stanno seguendo questa apertura dell'inchiesta diocesana. Ecco, davvero ognuno di noi deve essere un po' moltiplicatore. Abbiamo responsabilità diverse, opportunità diverse. Ecco, però io più vado avanti, una cosa che mi accorgo frequentando i santi, che il rimpianto più grande che avremo alla fine della vita non sono gli sbagli che abbiamo fatto, ma tutto il bene che potevamo e dovevamo fare non abbiamo fatto. Quindi tante volte con la paura, tante cose che ci frenano e limitiamo. Pensate, dicevo stamattina, come nel male, noi pensavo alle guerre, quanta ingegneria, scienza, viene mezzi, risorse, una cosa impressionante quando uno ci pensa, no? E nel male c'è un investimento terribile, tante volte nel bene, ecco, siamo quasi, ecco, per rispondere di più alla chiamata di Dio. Io credo che un carisma, un po' che con Maria Rita ci siamo molto confrontati in questi anni, che Vera ci consegna oggi a noi tutti, alla Chiesa, è essere più docili alle chiamate di Dio. Tante volte noi siamo più presi dai nostri progetti, dai nostri programmi, invece Vera ci dà una testimonianza di una donna che anche nella sua povertà, come abbiamo sentito, si è lasciata toccare dalla chiamata di Dio, dalla voce di Dio. E allora questa è una grande ispirazione, credo, che dobbiamo cogliere tutti oggi. E poi l'invito è conoscerla e farla conoscere, pregarla e farla pregare. Dobbiamo dire che anche sulla preghiera c'è stato un grande movimento quest'anno per un caso particolare, e quindi un giovane papà e marito, e davvero abbiamo avuto una risposta così molto forte. E quindi continuiamo proprio anche in questa direzione. E allora ci abbiamo la chiusura, nel fascicoletto trovate la preghiera, invito il vescovo a guidarla, poi chiudiamo con la sua benedizione. O Trinità Beata, ti adoro e ti ringrazio per averci donato di essere abitata, portavoce dell'opera di che parliamo di viventi. Ti prego di aiutarmi a imitarla nell'ascolto della tua parola e nell'amore di Dio a Gesù e alla Cristina e alla Vergine di Maria, per essere con lei tabernacolo vivente del tuo amore. Nel suo esempio fa che Gesù e la Cristina sia in me di tanta visione per la madre, sia cibo di vita eterna e si dona a tutte le anime. O Trinità Santissima, in me ti chiedo di glorificare la tua serva benedetta e di concedermi per l'intercessione della Vergine Maria Santissima e della sua fedele figlia Maria la grazia che ardentemente ti chiedo per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che mi ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve Regina, Madre misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, et sumus filiere, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Ea ergo, advocata Deo.
questa bella presenza, ecco, possiamo conservare anche questo piccolo così fascicoletto anche come ricordo di questa giornata, e così poi vi faremo sapere anche le prossime date dell'inchiesta, ma sentiamoci tutti impegnati ad accompagnare anche in questi giorni con la preghiera questa causa. Mi permetto anche, come avete visto, per questo incontro è stato preparato questa bellissima pieghevole con la novena, con alcuni scritti appunto ispirati, e poi l'immaginetta che possiamo così diffondere, far conoscere, e anche questo aiuterà in questo cammino. Grazie ancora e buona serata a tutti.